sentiamo, c'era una battuta, non ho capito se era divertente o offensiva, comunque provo a riascoltare brevemente. Poi nel caso non intervenisse, riprendi te Giuseppe, U8 Lim, Lima India Mike, qui Italia 5 VDJ. Lo puoi dire forte Marco, comunque, lo puoi dire forte, solo per il clima ci ho perso, ogni anno bronchiti, tracheiti, sinusiti e che Dio la manda, quindi sono d'accordo con te, purtroppo non sono più riuscito a tornare in Campania perché altrimenti saltava in aria matrimonio e quant'altro, quindi ho dovuto piegarmi come un fuscello al vento, ecco, diciamo così. E comunque ti faccio ancora un caro saluto, anche perché Grosseto ce l'ho ancora nel cuore, il marito della sorella di mio padre era grossetano, era un Fazzoli, quindi io per tanti anni in gioventù venivo lì a Grosseto e soggiornavo in via Ugo Basti numero 32, quindi porto ancora nel cuore quella città dove mi sono trovato molto bene. Ancora un carissimo saluto, a voi la parola, a risentirci, 7-3. Ciao, ciao Francesco, ma che sei, nell'ambiente militare per caso? Sì, confermo, 30 anni di servizio nell'arma. Ci avrei scommesso, guarda, ci avrei scommesso, perché di solito coloro che vengono obbligatoriamente trattenuti in altre zone e che provengono dal sud poi lo fanno, sì, anche per ragioni amorose, legami affettivi, ma anche per cause obbligatorie di lavoro. Ci avrei scommesso. Va bene, vabbè, ci tornerai, dai, ci tornerai alla tua terra natia magari quando vai in pensione. Insomma, non si dimentica mai il paesello d'origine. Ciao, a presto. Giuseppe, a te il cambio. Sì Giuseppe, mettimi dove vuoi, sul log, dove sulle pagine gialle, non c'è problema. Ti saluto, vado a segare un po' di legna perché qui oggi e ora sono 8 gradi, comunque stamani erano 4. Finalmente comincia a farsi sentire un minimo d'inverno, ma proprio il minimo, perché per carità fino a ieri l'altro è stata proprio primavera, estate, non si capiva niente, gli alberi iniziavano a sbocciare, cose folli, pensando che siamo a gennaio. Boh, meglio tardi che mai, speriamo che comunque anche quest'anno, timore è quello, che anche quest'anno non si mangia frutta, non si mangia niente, perché ci sono fioriture fuori stagione, poi dopo torna un po' di freddo, gli insetti non escono, insomma non ci capiscono più niente neppure loro, non c'è impollinazione, non c'è niente, quindi va tutto a puttane come si dice. Vabbè, ormai ci siamo abituati. Ciao Giuseppe, ciao a tutti, Italia 5 VDJ QRT. Cerco di utilizzarlo al meglio di quello che si può, senza strafare, per carità, però insomma impiegandolo il più possibile in modo proficuo, ecco, d'accordo. Ciao Roberto, grazie, a risentirci presto. Italia Kilo 3 Salona Torino Firenze, qui da Est ti saluta. 5 stelle Italia 1 Alfa 2 Alberlinski, riprende per finalizzare. Ma è solo un problema di coordinate, le coordinate sbagliate, probabilmente, io mi troverei nelle sue stesse condizioni, no,
pensione. Mio figlio vive a Roma, vive laggiù, così da pochi mesi da Pasqua praticamente, e così non ho più la possibilità di avere un supporto familiare da mio figlio, che ormai non vive più con noi, e sono obbligato a aiutarmi da solo, sai? Va bene, io ti auguro una buona giornata e buoni QSO. Ciao, 73. Sì, Roger, bene. Roberto, grazie. No, mia figlia ha 26 anni, ma vive ancora in casa con noi, eh? Vive in casa con noi. E comunque, insomma, sì, per fortuna ci aiuta su queste cose, perché io sono veramente un imbranato incredibile, ripeto, ho la fortuna di avere la passione per la manualità, diciamo, quindi faccio tante cose, eccetera, eccetera, però per l'informatica sono veramente un analfabeta, Roberto, hai capito? Un analfabeta, ecco, in questo senso, per fortuna ancora mia figlia. Bene, comunque ripeto, io da quando sono in pensione, poi ti lascio andare, se devi scappare, mi sono inventato parecchie cose, adesso vado via in moto, vado in montagna mediamente una volta o due volte alla settimana, mi arrampico, mi faccio ferrate, sì, io insomma faccio tutto quello che riguarda la montagna, tranne andare a funghi, l'unica cosa che non faccio perché non conosco i funghi, però adesso faccio tutto. E mi sono pure comprato un camperino vecchio l'anno scorso e penso in aprile di andare in Marocco con i camper sul deserto, eccetera. Insomma, cerco di tenermi vivo il più possibile, capito? Finché la salute regge, perché parliamo sempre al presente, parliamo al presente. E quindi faccio il possibile.